Lucrezia, cosa facciamo stasera? Siamo finalmente arrivati alla presentazione della finale del Banana. La semifinale. Semifinale. La prima semifinale del Banana Quiz. Sigla. Posso dire sigla? Sigla. Ba 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 banana quiz. 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 Per tutta l'estate gioca insieme a noi al banana quiz. Ba ba banana quiz. Ma come funziona la semifinale? Due concorrenti che risponderanno correttamente al maggior numero di domande avranno accesso diretto alla finale. Ogni risposta corretta equivale ad un punto. Dentro la scatola, in mezzo a centinaia di domande, ci sono come sempre la banana, che equivale ad un punto regalato, e la scimmia, che ne mangia uno. Diamo ufficialmente il via alla prima delle due semifinali del Banana Quiz Double. Ed eccoci qua, primo semifinalista della prima semifinale di questo Banana Quiz Double. Christian, bentornato. Mi sono al telefono. No, rispondi, rispondi, aspetta, rispondi. Puoi aspetta. Rispondere te? Ciao Greta. Ciao, no, sono davanti alla telecamera di Jab TV perché sono qua a fare la semifinale del Banana Quiz. Eh sì, esattamente. Io sono il conduttore del Banana Quiz e quindi ti saluto perché siamo in diretta. Ciao, 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 ciao. Che meraviglia. Bene. Salutiamo Greta, salutiamo Greta. Ciao Greta. Ciao Greta. Ciao a tutti. Allora, è arrivato il momento di estrarre. Concentrati perché questa sera si ride poco e ci si concentra molto. Quindi, immagino. Esatto. Partiamo con la prima domanda. Vai. Matematica. No. Come no? Matematica. No, cioè matematica. No. Vai. Quali sono i numeri primi? Quelli che si possono dividere solo per se stessi e per uno? Oppure i numeri con la virgola? Via. I numeri primi, quello che hai detto la per prima volta, quelli che non si possono dividere solo per uno. La prima cosa che ho detto. Sì. La risposta corretta è... quelli che si possono dividere solo per se stessi e per uno. E quindi è questa la risposta corretta. Sì. Raga, anche oggi... Esatto, è proprio esattamente quello che hai detto. Direi di proseguire. Prima domanda corretta. Ares era il dio della guerra, dello spargimento di sangue e della violenza. Ma di chi era figlio questa divinità? 3, 2, 1, via. Cinque secondi. Giove. Giove, lui risponde. Giove, Giove, Giove. Al decimo secondo, quindi appena in tempo. Qualora... No, niente. La risposta corretta è Zeus e Era. E quindi niente. Sì, sì. Lui dice sì, ma in realtà quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. È una canzone scritta da quale artista? Renato Zero, Gino Paoli o Mina? Via. Mina. Mina perché è Mina. Quando sei qui con me. Questa è Mina, dai. Che bello, guarda, quasi mi stavo innamorando. La risposta corretta è come l'ha interpretata lui, guarda, l'ha fatta anche meglio di Gino Paoli. E di Mina. No, mi dispiace ma Mina no. E quindi risposta sbagliata. E quindi risposta sbagliata. Bravo. Non è Mina? No, è Gino Paoli. Cazzo. Mettiamo i pezzi dopo, capito? È meraviglioso. Siamo arrivati alla quarta domanda. Proseguiamo. Prego. Un angolo si dice ottuso quando è maggiore di un angolo retto. Vero o falso? 3, 2, 1, via. Porca porca. Vero. Tu hai risposto al sesto secondo vero. E la risposta corretta è che... che è falso. È vero! Bella raga. Bravo, 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 bravo. Sei a due risposte corrette. Proseguiamo, siamo alla quinta domanda. Quanti gradi misura un angolo giro? 3, 2, 1, via. 360. La risposta corretta è 360. E con molta sicurezza l'hai detto. Dai, anche oggi solo angoli. Allora, Giovanotti è il nome d'arte di chi? Nome e cognome, via. Viene il nome. Oh, ti giuro non mi viene il nome. Hai ancora 5 secondi per dirmelo. Secondi.
No. Lorenzo. Basta, no, non fa niente. Che Cherubini? Esatto, no, Lorenzo Cherubini, ma no. Quale di queste città non si trova in Italia? Domodossola, Fiume o Trieste? Via. Nel dubbio Fiume. Nel dubbio dice Fiume, perché hai scelto Fiume? Perché Domodossola, ok. Trieste, ok. Trieste non è in Slovenia. O in Cecoslovacchia. Secondo me in Cecoslovacchia Z. Fiume? Fiume, raga, la città di Fiume, esattamente dove è andato D'Annunzio a conquistare. Non so dove è Fiume, però. Però sa la storia. La risposta corretta è Fiume! La mamma di Pierino ha tre figli. Ok. Qui, Quo e. Lui. Dimmi il nome. Pierino. La risposta corretta è. Pierino. Pierino. È Pierino! Bravissimo! Ragazzi, raga, oggi non ci voglio su credere. Pierino, e su Pierino veramente. Credere, raga. E su Pierino non ci sei cascato. E sta andando decisamente bene perché ha risposto a 5 domande corrette. Non ci voglio credere neanche. 3 domande sbagliate. Bisogna vedere poi gli altri che cosa faranno, però per il momento sei messo bene. 7, 8, hai ancora una domanda. Il cobra asiatico. Dai, che. Dai. Fa ogni anno più vittime dello squalo bianco. Secondo te, caro Christian, per arrivare in finale o comunque per cercare di arrivarci, è vero o falso? È vero, perché è vero. Ti prego, è vero. Ti prego, è vero. Ti prego. Perché secondo te? Lo squalo bianco dicono tanto, ma secondo me è innocuo. Dice che è innocuo? Sì. Te poi fa anche una nuotata con lo squalo bianco che. Assolutamente. Ti prego, dimmi che è vero. La risposta corretta. La risposta corretta è. Leggila tu. Raga, non c'è. È vero! E quindi la gara di Christian si conclude qua. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 risposte bene. Corrette. Bene, bene. E quindi devo dire che. Sei messo molto. Bruciamo le dita. Bene, bene. Non si può dire niente. Molto bene. Molto bene, davvero. Sulla guancia, esattamente. Assolutamente, assolutamente sì. Non aspettavo altro. Oh, che meraviglia, guarda. Grazie mille. Grazie a voi. Ci vediamo forse alla finale. Lo speriamo tutti. Sono emozionato. Esattamente. La risposta è la cifra. Esattamente emozionato. Christian, facciamo una cosa rapida, indolore. Sì. Pesca. In quale posto uno preferisce stancarsi piuttosto che riposare? Nel letto. Al cimitero. Questa è una domanda da fare il 31 ottobre. Questa è una domanda da non fare. Chi canta la canzone? Addio, in inglese questa. Treasure, Bruno Mars o Lenny Kravitz? Bruno Mars, Lenny Twix e l'altro era Bounty, come si chiamava? Non me lo ricordo. Giusta, dai. Giusta. Qual è il vero nome di Superman? Clark Kent. Giusta. Il muro di Berlino cadde nel 1989, vero o falso? Vero. Ma fammi partire il tempo almeno. Ed è vero. Chi è uno degli attori protagonisti del film Il Padrino? Al Pacino o Brad Pitt? Al Pacino. Al Pancino. Neanche il tempo mi fa partire qua. Stasera non faccio niente. È vero o falso che lo struzzo nasconde la testa sotto la sabbia in caso di pericolo? È vero. Mi spiace, è falsa. Non nasconde la testa sotto la sabbia, ma si appallottola su se stesso, dando l'immagine di infilare la testa sotto la sabbia, ma non mette la testa sotto la sabbia. Quindi la tua risposta è un illusionista, lo struzzo, eh. Now you see me, come nel film. Settima domanda. Si può vivere con un solo rene? Sì. Sì. Neanche il tempo faccio partire. Il plurale della parola pioggia è piogge, ma si scrive con la I o senza? Senza la I. No. Senza, è giusta. Quale di questi paesi non si affaccia sul bacino del Mediterraneo? Suda, Tunisia o Siria? Com'era la prima? Suda, Tunisia o Siria? E il Sudan.
Sì, è Sudan. È Sudan. È giusta, è il Sudan. Quello che ho io adesso, il Sudan. Con sto faro da stadio. Cristian, ti saluto. Eccolo qua, terzo semifinalista, bentornato, ricordiamo il tuo nome. Mi chiamo Josh, vengo da Pinerolo, ho 24 anni. Perfetto, hai degli ottimi sfidanti alle spalle. Ho visto. Dire, quindi mi raccomando, fai buona figura, vai, prima domanda. Qual è il simbolo nella tavola periodica del mercurio? Via. MC. Fammi lo spelling. MC. C di Como? Quindi Milano Como. Milano Kamikaze. K, MK, MC. Devi dirmene uno. MC. M Como, Milano Como. La risposta corretta è Hotel Genova HG e quindi prima risposta sbagliata. Andiamo avanti, vai. Qual è l'animale più velenoso al mondo? Via. Il cobra reale. Lui dice il cobra reale. La risposta corretta è la rana dorata o la rana freccia. Pensa che il veleno di un solo esemplare è in grado di uccidere 10 persone adulte. Non lo sapevo. L'abbiamo imparato oggi, mi raccomando, se vi passa davanti una rana dorata, una rana freccia, fuga. Fuga. Ci ha scoperto una freccia. Esatto, sì, fuga immediata però. Qual è il plurale di specie? Speci. Io ho detto speci e il plurale di specie è specie. No, quante specie esistono? Hai ragione, non ci ho pensato. E quindi niente di meno che terza domanda e risposta sbagliata. Capita. Mannaggia miseria, vai! Cosa si intende per New Age? Nuova era. Ma indichiamo anche un New Age, nuova era. Nuova età. Ah, tempo scaduto. Allora, la New Age, in realtà, New Era è nuova era è la traduzione letterale. Però noi quando parliamo di New Age intendiamo o un genere musicale o ancor meglio una corrente religiosa o culturale. Ah, buono sapersi. Buono sapersi, abbiamo imparato anche questa. Come si chiama il maggiordomo degli Aristogatti? Via. Edgar. Lui ha risposto con molta sicurezza, devo dire, finalmente Edgar, e la risposta corretta è Edgar! Meno male! Oh, prima risposta giusta! Qual è il vulcano più alto d'Europa? Il Vesuvio o l'Etna? 3, 2, 1, via! L'Etna! Tu hai risposto Etna, e la risposta corretta è Etna! Bravo! Grazie! Bravo, bravo, bravo. Vabbè, stiamo recuperando. 3, 4, 5, 6. Quante erano le fatiche a cui Ercole o Eracle dovette sottoporsi per espiare il fatto di essersi reso colpevole della morte della sua famiglia? Via. 12. Le 12 fatiche di Ercole. E le fatiche di Ercole erano 12, bravissimo! E quindi 3, 6, settima domanda, finalmente risposta corretta. Ne hai fatte 4 sbagliate, 3 giuste. Ne mancano 2. Fai ancora in tempo a perdere. Vai, dai. Di chi è la canzone Con te partirò? Via. Pensa com'è cantata. Con te. Bocelli. Bocelli. Andrea. La risposta corretta è Andrea Bocelli! Bravo! Grazie! Dai, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Becca la banana! Speriamo! Becca la banana! Vabbè, vola come una farfalla, pungi come un'ape. Chi pronunciò questa celebre frase? Muhammad Ali. E la risposta corretta è proprio Muhammad Ali. E qui chiudiamo, anche se i concorrenti precedenti l'abbiamo visto, hanno fatto di più. E quindi mi dispiace, ma purtroppo non accedi alla finale. Vabbè, è la vita. È stato veramente un piacere, grazie mille per aver partecipato. Grazie. Vuoi salutare qualcuno? No, sono tutti qua quelli che voglio salutare. Tutti qua, vabbè, allora facciamo così, guarda. No. Ciao. Sara, sei pronta? Sara, c'ha freddo. Sara, pesca, così ci scaldiamo. Come si chiama la lega metallica indistruttibile che riveste la struttura ossea di Wolverine? Wolverine, quello con gli artigli. Non lo guardo, quindi non la so, giuro. Non la so. Non sai che Wolverine c'ha l'adamantio nelle vene?
In chimica avevo una stupida, giuro. Ma non esiste la damantio in natura, è un elemento... In chimica avevo uno stupido. Speriamo che la sua professoressa di chimica non guardi il bar. Sara, vieni qua, non andare via. Dani, vieni qua. Vieni. Dani, vieni. Posso darti un abbraccio? Bocca al lupo. Completa la frase dei promessi sposi. Quel ramo del lago di... Como. Como, lo dicono in Spagna. Como. Giusto, Como! Bravissima, senti Sara. Già l'effetto positivo. Ti ha portato fortuna? Vedi, sì. Nella mitologia greca. Non ho capito. Nella mitologia greca. Kratos era la personificazione di cosa? Non faccio il classico. Dai, Kratos. Giuro, non lo so. Kratos era la personificazione della potenza. Beh, nemmeno Daniele lo sapeva. Sì, sì. Sì, certo. Come si chiama l'attore di colore protagonista del film Men in Black? Will Smith. Will Smith. Perché il pavone fa la ruota? Per farsi aria... O per corteggiare la femmina? Corteggiare la femmina. Corteggiare la femmina, giusto? Sono facili cheat. Sono difficili cheat. Chi canta la canzone Ain't Your Mama? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Non stavo capendo che canzone fosse dalla tua pronuncia, senza offesa. Perché non so l'inglese, lui cattivo, continua a farmi le domande in inglese. Quale dei seguenti paesi è il più popolato? Sudan, Pakistan o Italia? Italia. Anche se non è certa. È Sudan, vero? No, in Sudan sudano, in Pakistan sono così. Così sono in Pakistan. Davvero? Pakistan. Anche questa la sapevo. In Pakistan. Ma raga, così. Che cos'è quell'oggetto che prima entra e poi apre? Cavatappi. La chiave. Sara. Sara. Il cavatappi. Sara, ultima domanda. Qual è la funzione principale svolta dal Parlamento? Dare le leggi, fare le leggi, amministrare le leggi. Quindi? Amministrare il luogo, lo Stato, il paese. Dare le leggi. Allora, secondo come me... si chiama? Funzione? Legislativa. Legislativa, quindi è valida. La giuria dice sì. Sara, io ti saluto. Spero che la giuria mi dica che hai dato il maggior numero di risposte giuste e ci vediamo in finale. Se non dovesse essere così, è stato un piacere conoscerti. Ciao a tutti, è un piacere. Saluto Francesca Cali. Sai, ti ricordi quella di Gallipoli? Sì. È lei. Ciao Franci! L'amorosa del tuo migliore amico? No, lei, allora, l'amorosa del mio migliore amico è lei, quella, okay. Quella lì, quello vestito nero. Mi ricordo. È quella che era Gallipoli e lei con i capelli rossi che sembra una zingara. Quella che c'ha gli anelli che sembra la figlia di Uli Checchi? Sì. Perché c'è una zingara, poverina? Ti voglio bene, lo sai. Anche noi ti vogliamo bene. Sara, voglio bene anche a Daniele. Sara, vai a ballare e vai a divertirti, dai. Ciao a tutti. Poeta che si erge negli ermi colli. Allora lì. Negli ermi colli. Pesco. Pesca. E ho pescato. Francesco. Ricordiamo che Francesco e Sara hanno giocato insieme, si sono sfidati e sono arrivati in semifinale a pari merito. Però io meritavo di più perché, boh, non lo so, meritavo di più. E sono anche migliori amici. A prescindere meritavo. Il simbolo K, quale elemento chimico indica? Potassio, mercurio o magnesio? Potassio. La K è il potassio, perché deriva dal latino. Grazie, 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 Chris, troppe R. Chi scrisse l'Orlando Furioso? Ariosto, Tasso o Dante? Orlando Furioso, Ariosto, Tasso o Dante? Tasso. No, 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 zio. No, no. Allora, a parte che il tempo è finito e comunque ha detto Tasso, la risposta giusta è Ariosto. Io volevo mimarti la bistecca, il condimento, ma poi la Giulia mi mangia. In quale città italiana si trova Napoli?
Quale città italiana? Si trova a Napoli. Ma dici sul serio? Napoli. Quale città italiana si trova a Napoli? Napoli. Se è sbagliata me ne vado, cioè mi elimino da solo. Va bene a casa. Chi è Meryl Streep, un'attrice o una modella? Modella. Ma non lo so chi è. È un'attrice. Meryl Streep è un'attrice. Che film famosi ha fatto? Che film famosi ha fatto? Dai, visto che parli. Visto che fai la. Ah, vero. Il diavolo veste fatto. Mamma mia. Non ti ho rubato la scena. Mamma mia. È valido. Per favore, gli esterni fuori, eh. Chi è il regista del film Arancia Meccanica? Dai ragazzi, ma che cazzo? Dai fra cosa? Non lo so, te lo dico sincero. Proprio stasera zero. Sul cinema ho insegnato. Quello del cubo, Stanley Kubrick. In che anno è iniziata la prima guerra mondiale? Nel 1914 o nel 1918? 1914. La guerra mondiale è 15-18, quindi sarà 1914. Giusta! Almeno storia. Vai. Guarda, la piglio qua in fondo. Di quale serie televisiva è protagonista Fonzie? Grease, credo. Non è Grease. Happy Days. Non hai mai visto Happy Days? Che dal pugno al pungible. Non ho detto che io di cinema. È giovane ragazza. Non lo so. Hai mai visto Fonzie col ciuffo che faceva così, dava il pugno al pungible e partiva la musica? Pensavo fosse Grease, cioè. Ma che se l'ha fatto già un stravolto? La capitale dell'Argentina. Buenos Aires. È Buenos Aires, vero o falso? Sì. Vero? Sì. Vai Francesco, ultima domanda. Con il cuore. Con il cuore. In quale di queste espressioni non bisogna mettere l'apostrofo? Vai. L'amore. Un'ape o qual è? Un'ape. Questo. No, non è un'ape! Canadetta. Qual è? Si scrive senza apostrofo. Qual è? Si scrive senza apostrofo. Io sono. Mi sono intromessa per dire che. Ma devi fare i cazzi tuoi! Ho fatto più punti di Francesco! Non si fa violenza sulle donne! Raga, ho vinto rispetto a Francesco, sono fiera! Ciao! Meno male che sono migliori amici questi qua, meno male che sono migliori amici. No. Altrimenti si darebbero un fracco di botte dalla mattina alla sera. Ma se fosse mia sorella. Quante risposte ha dato il nostro amico Francesco? 4 risposte. Me ne vado via, ciao! La bionda ne ha dato più di te. Ha vinto lei, boh, è giusto così. Grazie, è stato un piacere. È stato un piacere per me giocare con ci voi. Ci ho creduto fino all'ultimo. L'importante è quello. Adesso prendi su gli amici, la bionda, la moda e vai a ballare. Ok, ciao. Buona serata. Andrea, dimmi tutto. Vai, pesca. Che città si vede sullo sfondo nelle avventure di Peter Pan? Londra. È giusto? Mamma mia. Cesare Cremonini è stato il frontman di quale band? Luna Pop. È un mago, Fio, è un mago. Come si chiama l'inventore della serie I Simpson? Matt Groening. Io non so l'inglese, ma la sua pronuncia è migliore della mia. Matthew Groening. Mamma mia. Nella serie televisiva The Walking Dead, chi si sveglia in un ospedale abbandonato in rovina nel... Rick Grimes. È la mia sorella nel telefono, la sigla. I cammelli hanno 3 sopracciglia per proteggersi dalle tempeste di sabbia, vero o falso? Falso. È vero.
Chissà se i cammelli hanno le sopracciglia d'aria di gabbiano come le spunte di WhatsApp. Infatti, ogni settimana sono lì. Chi lo sa se il cammello va dall'estetista. In che anno venne scoperta l'America da Cristoforo Colombo? 1492, 1519. 1492. Io mi inchino alla sapienza. Mi inchino io a te. Mi inchino all'intelligenza. Il figlio che mia madre ha sempre sognato di avere. Lo struzzo è l'uccello più grande al mondo. Vero o falso? Vero. È vero. In quale disciplina italiana l'Italia ha vinto la sua prima medaglia d'oro alle Olimpiadi di quest'anno? Passo. Prima? Porco. Scherma? Judo! Sbagliata! Faro d'assessore. Le Galapagos fanno parte della famiglia dei rettili? No, è un'isola le Galapagos. Le Galapagos sono delle isole. Oh, qualificato, finale. Con 7 domande esatte potrebbe essere un finalista, ma non lo sappiamo ancora, vi faremo sapere. Visto che Andrea è l'ultimo concorrente della serata, io chiamo qua tutta la band, chiamo qui la nostra valletta, Lella, vieni Lella, il cameraman, il Rocco Siffredi delle immagini, Matteo Garifo. E il mio co-conduttore che stasera ha fatto niente, ha mangiato, si è fatto le foto, ha parlato con le donne, per momento flash. Io vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima, alla prossima semifinale. Scopriamo chi ha vinto la semifinale di stasera. Accedono alla finale del Banana Quiz Double Cristian e Andrea. Non ci sono più le palle di gioco. No, ve ne dico, ne posso dire una io. Ma quando un vegano muore, si reincarna o si reinverdura? Non lo so, dimmelo tu. Non lo so. E con questo chiuderò. Sì, sì. Notte!